di chiesa. Sì. Quindi lo vedo sempre più lontano. Ah, beh, dalla... perché hai ancora speranze? Io ho ancora speranze. Ah, che si possa sanare la situazione Juve-Chiesa? Io ho ancora speranze che si sblocchi, anche perché se continuano ad aumentare le voci che Chiesa rimarrebbe un anno alla Juventus per poi andare via a parametro zero e da quello lo che... Lo stai chiamando l'argomento? Allora, guarda, cambiamo titolo. E da parliamone. Ecco, allora parliamone, perché noi abbiamo titolato Inter, Marotta, fiuta l'affare Chiesa a parametro zero, perché sono voci che continuano a rincorrersi. Io continuo a sentire dei miei fratelli bianconeri arrabbiatissimi per l'eventuale passaggio a zero all'Inter di Federico Chiesa. Quindi lui, se non rinnova, se rimane, secondo me potrebbe avere una stagione difficile. Poi la piazza di Torino non è, passami il termine, così cattiva nei confronti dei giocatori, però perderebbe un po' sicuramente di stima e di fiducia che abbiamo messo nei suoi confronti. Nei confronti del giocatore stesso. Sì. Max, ti è arrivata questa voce che Marotta stia lavorando un po' ai fianchi di Chiesa per provare a prendersela a parametro zero, come sta facendo spesso e volentieri in questi anni nerazzurri, l'anno prossimo appunto all'Inter? Ma Marotta solitamente lavora molto bene su questi profili. Ecco. Quindi sicuramente avrà già messo il naso all'interno di quello che può essere il rapporto tra Chiesa e la Juventus. Come è giusto che sia e che è giusto che faccia un grande dirigente. Detto questo, io ho ancora nell'orecchio le parole del pranzo che ho fatto con Allegri, il quale mi diceva che Chiesa è un giocatore che, tra virgolette, ancora deve recuperare dal punto di vista, io la chiamo l'arroganza tecnica, non ha ancora recuperato dall'infortunio qualcosa che noi vedevamo nel Chiesa pre-infortunio. Non ce l'ha ancora, e anche il mister, ex mister della Juventus, mi diceva che non vedeva ancora il Chiesa e vedeva del pre-infortunio, e vedeva un Chiesa poco coraggioso, ma non coraggioso nello spirito, naturalmente coraggioso nel fatto che quando ti fai male e vieni fuori da un infortunio importante, c'è il giocatore che recupera pieno, anzi addirittura magari dà qualcosa in più, e c'è quello che invece rimane con un po' di timore sul contrasto. Lui è un giocatore che ha la peculiarità dello strappo, e lo strappo però pretende dalla tua gamba un determinato tipo di risposta. E mi sembra che, insomma, l'abbiamo visto un po' altalenante il percorso di Chiesa nel dopo infortunio, non solo per altri piccoli problemi muscolari, ma anche per un rendimento che non è stato così bello e costante. Assolutamente sì. Ben ritrovati. Allora, continuiamo a disquisire sull'affare Chiesa. Io credo che Furio qualche tempo fa, un anno fa, un anno e mezzo fa, fosse davvero insospettabile, no? Pensare a una fine di matrimonio tra Juve e Chiesa in questo modo. Cioè, il ragazzo sembra un ragazzo classico, ragazzo faccia pulita, no? Italiano, che sposa la causa. Invece qua siamo ai ferri corti. Reduce, pesanti, fra l'altro, da un europeo, quello di Mancini, dove ha dato tanto. Insomma, certo, era stato uno degli eroi di quella vittoria importantissima. Ma sai, secondo me, io quello che imputo a Chiesa è che è un perfetto costruttore di alibi. E nel senso che, attenzione, stiamo parlando di un infortunio grave, e soprattutto calcisticamente parlando, quindi bisogna avere rispetto. Però poi non è che da questo deve sempre partire qualcosa che può giustificare Chiesa, ma al di là del rendimento anche i suoi atteggiamenti, che non sempre sono stati, okay, diciamo, consoni alla situazione, mm-hmm, e di rispetto nei confronti della società, stiamo parlando della Juventus, dell'allenatore, comunque ce ne sono stati, perché lui non ha avuto solo Allegri, ma anche penso qualcun altro prima, e poi in questo Pirlo, momento, e nei confronti della società,
dove reduce da due anni, dove sicuramente il suo, non per colpa sua, ma comunque questo è il calcio, non ha avuto un rendimento sufficiente, guadagni 5 milioni e ne vai a chiedere 7 tramite il tuo procuratore. Questi sono atteggiamenti sbagliati. E la Juventus poi agisce, ne sta tenendo conto, ma non solo la Juventus, perché Chiesa ha in mente il Liverpool, lo so, ma evidentemente il Liverpool non ha in mente Chiesa. Partendo da questo presupposto, pur essendo, devi innanzitutto darti una bella regolata in assoluto, poi devi cercare, diceva bene Massimo, e Allegri la conosce bene la storia, non sei ancora al 100%, sei ancora giovane, sei sicuramente un calciatore di talento, però in questo momento sta facendo tutto tranne che sta giocando contro se stesso, perché anche voler fare le bizze, nel vero senso della parola, restare un anno per poi andare via a parametro zero. Ma quest'anno come ve lo immaginate? Io, qualora restasse la Juventus, la separata in casa, la Juve sfrutta le sue prestazioni fino all'ultimo, come il Milan ha fatto con Donnarumma, e che sì, come ve lo immaginate? Devi sfruttare un giocatore come Chiesa se rimane, obbligatoriamente, perché comunque è un talento. Però mi collego a quello che ha appena detto Furio, cioè c'è qualcosa che si è incrinato nell'ambiente, perché il ragazzo che dopo una stagione come quella che ha avuto, dopo l'infortunio, la Juve giustamente, ci mancherebbe, l'ha aspettato, l'ha curato, ha anche sopportato quelle che certe volte erano i suoi non me la sento, non fisicamente ma psicologicamente. Sì, cioè, si dice che la storia del dolore fosse un po' bassa. Bassissima, e detto questo, alla fine della stagione lui va a chiedere un congruo aumento di stipendio. Io che un po' l'ambiente lo conosco, e chiedo a Massimo che lo conosce molto meglio di me, sa come la Juventus reagisce quando qualcuno va dai dirigenti, dal presidente, dal direttore a dire io voglio. Non è vista bene questa cosa da nessuna parte, ma la Juventus in particolare. Sei d'accordo, Massimo? Sì, no, allora sono d'accordo su tutto quello che hai detto. Insomma, ribadisco, io parlando con Allegri ho anche capito che dietro la situazione Chiesa c'è non solo il procuratore, ma c'è una famiglia, e che non è solo il papà, ma anche la mamma ha il suo ruolo in questa situazione. Quindi è un ragazzo che probabilmente viene, tra virgolette, gestito un po' e consigliato un po' da tante parti. Se però un allenatore che vive il giocatore giornalmente, quotidianamente, non solo alla domenica quando c'è la partita di campionato, ma anche durante la settimana, e ti dice che non è ancora ritornato il giocatore di prima, significa che, insomma, io credo che Allegri non sia proprio l'ultimo degli scemi, no. Anzi, è un allenatore di Serie A con una notevole esperienza, e ha capito che c'è qualche cosa che non va. Per questo la Juventus ha sicuramente fatto una valutazione che l'ha portata a offrire comunque determinati soldi, io reputo anche importanti, e che se però Chiesa rifiuta e rinuncia, è probabile anche che ci sia qualcuno dietro che gli sta dicendo aspetta, che magari arriviamo noi e te ne diamo di più perché arrivi a parametro zero. Questa è un mio pensiero, certo. Indipendentemente da cosa può valere oggi il giocatore. Però entra anche lui entra a essere soggetto alle dinamiche di mercato, perché ormai viaggia così la barca. Però, ci perde di più, però in questo momento secondo sembra me, più Chiesa che abbia il coltello dalla parte del manico. Ma io, no? Tra l'altro non sono d'accordo col mio amico Ezio, perché dice no, ma non si può prescindere da Chiesa, bisogna, ma
una volta si chiamava il musone, quello che rompeva le scatole nelle squadre e nelle società e soprattutto nello spogliatoio. Tu stai ricostruendo a fatica e soprattutto con grande dispendio di energie economiche una squadra dove è cambiato l'allenatore, dove l'allenatore non vuole Chiesa palesemente. Abbiamo e capito. Quindi se partiamo dal presupposto che tu hai preso, tu Juve hai preso Thiago Motta, già ci sono almeno per il momento delle situazioni un po' particolari nel mercato, e in più lo costringe a riprendersi Chiesa, e allora non andiamo bene. Io ti dico, sempre parlando con grande rispetto, perché stiamo parlando di un lavoratore, certo, che guadagna 500.000 euro al mese, io lo metterei, diciamo, in una situazione, non so, adesso il mobbing, non, grazie a Dio, non mi è mai successo e non ci sono dei contorni che forse non capisco. Però gli dico, guarda, Chiesa, tu, noi ti diamo, come si faceva una volta, ma ti dico, sono estremo, un allenatore professionista, un medico, un preparatore atletico, vai a Vinovo, che esiste ancora, mi sembra che si allenino il settore giovanile. O forse fai il tuo lavoro, sei un giocatore, pensaci e poi vediamo, ma lo farei da adesso, però Furio, non aspetterei. Io non ho detto che sia indispensabile, io lo terrei perché lo reputo un talento. Sono affezionato perché mi affeziono a tutti i giocatori della Juventus. E poi aggiungo per te, tu dici, per prendere Nico Gonzalez, Adeyemi o Galeno, io preferisco Chiesa. Ah, ma tutta la vita, dai, ma penso... Chiesa però. Non questo, ma se riesce a recuperare una condizione fisica... Se l'allenatore non vuole vederlo, scusami, io un po'... Io però non posso pensare che un allenatore come Thiago Motta ti dica... Non vedo nel mio gioco un giocatore come Chiesa. Ho capito, se poi la società lo stia dimostrando, questo è un rompiscatole. È venuta fuori da tanto tempo e continua a essere confermata questa voce. Io sono d'accordo con te, anche a me sembra strano. Molto strano. Però è una voce che io chiederei. Cioè, manca solo che ce lo dica lui. Non voglio dire ai 20 allenatori di Serie A, ma dico agli 8 allenatori delle top squadre, chi non vorrebbe nelle proprie fila un giocatore come Federico Chiesa. Ma l'allenatore della Juve, tu non devi vedere gli altri allenatori. L'allenatore della Juve non vuole Chiesa. Però io non è che ti dico senza Chiesa non vivo più, perché ho visto passare Del Piero, ho visto passare Zidane, ho visto passare Platini. Non sono paragonabili a Chiesa adesso. Ma questo per dirti che ho appunto forzato i nomi perché sono passati. È il primo agosto e a 18 giorni, 17 giorni dall'inizio del campionato, Chiesa non ha fatto nemmeno un minuto. Cioè Chiesa non è stato preso in considerazione dall'allenatore. È appena tornato brasiliani, perché si è sposato, ha avuto il matrimonio. Però ogni volta gli viene posta una domanda a Thiago Motta su Chiesa, lui nicchia clamorosamente, se ne va da un'altra parte. Ma lì perché probabilmente ha delle direttive anche societarie. Notizia di oggi, ragazzi. Passiamo a parlare di Inter, non in ambito futuro, perché Chiesa sarebbe un affare chiaramente non per quest'anno, ma per il prossimo, quando il suo contratto con la Juventus andrebbe a naturale scadenza, ma l'Inter di adesso, che ha comprato Taremi, che aveva cominciato molto bene in questo precampionato con 5 gol in 3 partite, è notizia di stamattina l'infortunio dell'attaccante iraniano. Leggo il comunicato dell'Inter, battuto proprio in mattinata: Mehdi Taremi si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana. Ma è un affaticamento, però mi sembra. No, stiramento. Stiramento. Settimana prossima rivalutalo per capire bene l'entità e il grado, quando probabilmente verrà un po' assorbito l'ematoma. Volevo chiedere a Max quanto può essere pesante per un giocatore nuovo di comprovata esperienza internazionale, però insomma cominciare con una squadra e probabilmente stare già un mese fuori, l'inserimento. Beh, sicuramente è un handicap importante, però bisogna vedere. Io credo che l'esperienza di questo giocatore lo porterà sicuramente a rientrare e a ritrovare quella
diciamo, quella empatia tecnico-tattica che aveva finora trovato sia col gioco di Inzaghi che con i compagni. È logico però che quando vai a prendere giocatori un filino datati, lui mi sembra abbia 32 anni, certo, quindi non è neanche così, è un po' in là rispetto alla piena, ma io giudico la piena maturità di un calciatore tra i 27 e i 28 anni, quindi è un pochino più in là lui, però insomma gli infortuni poi determinano sicuramente dei passaggi in cui, come giustamente dicevi tu, rimani fuori dalla squadra, ritardi magari l'ambientamento, però io credo che l'esperienza poi riesca a farla da padrona e sicuramente ribalterà la situazione nel momento in cui rientrerà, perché ci ha fatto vedere che è un giocatore che può diventare veramente un giocatore importante in questa Inter. Assolutamente sì. Le stime di oggi, che ripeto sono molto parziali, raccontano di come potrebbe saltare, dovrebbe saltare, salterà la prima di campionato con il Genoa per rientrare poi in quella dopo con il Lecce. Ezio, su Taremi oggi Rezaei, non Cannavaro, Nesta o Turan, però nel campionato italiano, nel Perugia, nel Messina ha militato nei primi anni del 2000, iraniano come Taremi ha detto: mi ricorda, è molto simile a Shevchenko. Insomma, sul web non tutti l'hanno presa benissimo. Mi sembra un po' forte come paragone, assolutamente. E spiace, perché questo ragazzo aveva fatto bene nel precampionato. Ti spiace? Com'è? Ti spiace? No, però... cioè, si dice, dici tu, no, si dice... No, allora, io ti dico una cosa, quando un calciatore professionista si fa male, mi dispiace perché non può fare il suo mestiere. È chiaro che se prima di un Inter-Juventus un piccolo acciacco Lautaro... Un raffreddorino. Però volevo dirti questo su Taremi, che in ogni caso penso che lui sarebbe partito come riserva ad inizio campionato. Perché adesso il dittino te lo fa Furio, Perché tu dici il titolare a colpi di indice toglie il posto a Turam? Secondo me no, però. Secondo me sì. Cioè, per come stavo andando, vedevo grande contentezza, grande anche un po' di effervescenza. Esaltazione. No, un'esaltazione estiva. Sì, però comunque stiamo parlando di un giocatore innanzitutto che hai avuto la bravura, perché non si tratta di fortuna ma solo di bravura e di abilità, come solamente Marotta ha in questo momento in Italia, di prenderlo a parametro zero, e poi stava facendo il suo, cioè segnava gol. Certo, non è che non stiamo parlando comunque di calcio, addirittura di luglio. Però insomma, sicuramente non era un chiodo, ecco, e non è un chiodo più, ed è assolutamente un buon attaccante. Secondo me sarebbe partito lui, anche perché Thuram è arrivato fra l'altro con due giorni di anticipo rispetto a quello che doveva essere il programma. Quindi, però il ritardo rispetto al resto della squadra, avendo giocato l'Europeo. Sì, però è arrivato con due giorni di anticipo. Se tu arrivi con due giorni ha di anticipo... Ha sentito il Pepe, dici. Bravo. ha detto qua, meglio mi conviene tornare. No, ma per carità, attenzione. Anch'io avrei fatto la stessa cosa. Forse io avrei non fatto neanche, sai, conoscendomi... Manco le vacanze. Neanche le vacanze, perché dico, caspita, è arrivato questo, non però non è da tutti arrivare, certo, con due giorni di anticipo, e invece Thuram l'ha fatto, e ha fatto bene. L'ha fatto anche Fagioli, chiusa parentesi. L'ha fatto anche Fagioli. Beh, certo. Lo credo, è stato fermo un anno, sai. almeno lui mi sembra che abbia, a parte quello che è successo, l'educazione e la coerenza di dire: oh, questi mi hanno aiutato, mi hanno aspettato, mi pagano uno stipendio, mi hanno pagato lo stipendio, come minimo mi presento. Non ti arrabbiare, ma non è da tutti, io ti faccio finire, ma volevo solo dire quello. Ma non è da tutti, un altro, secondo me, su 10 calciatori al posto di Fagioli, sì, 9 avrebbero fatto così, no? Certo. Dopo quello che è successo, caspita. Sì. Vediamo la formazione dell'Inter, che ai nastri di partenza chiaramente si ripresenta con il classico 3-5-2 di Inzaghiana memoria. È arrivato Martinez dal Genoa, sono arrivati Taremi e Zielinski a parametro zero, forse
non hanno riscosso grande esaltazione oggi Taremi e Zielinski perché sono arrivati troppo presto. Se l'Inter l'avesse ufficializzati oggi, credo che avrei voluto tutte io, tutti ti sarebbero piaciuti io entrambi. Sì, si lavora sul centrale di sinistra, quello che oggi viene definito Braccetto, Kivior, Gasiorowskij, Renan, tanti nomi, però pare che Oktri, insomma, stia mettendo un po' il veto a tante operazioni in pianeta Inter. E poi chiaramente c'è quella ciliegina sulla torta che porta il nome di Gudmundsson. Qualora l'Inter dovesse riuscire a cedere Arnautovic e o Correa e a dare in prestito con diritto di riscatto Carboni a Marsiglia, allora potrebbe accelerare su Gudmundsson, che piace tanto alla Fiorentina. Qualora dovesse cedere Nico Gonzalez alla Juve, potrebbe andare sull'attaccante islandese. Posso dire, a proposito di Gudmundsson, sì, sembra che il, addirittura Marotta abbia, stia cercando i, degli avvocati molto molto per capire la sua situazione privata. Per capire privata, la sua situazione privata. Direi, lui è islandese. Ecco, proprio in Islanda, anche perché ovviamente bisogna essere sul posto. Quindi secondo me l'Inter ci pensa ancora.